Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi risponderemo alle domande frequenti dei pazienti che vorrebbero rivolgere al dentista. Naturalmente risponderà per noi la dottoressa Simona Chiara Raiteri in collegamento da Milano. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi e bentrovati. Quindi, dottoressa, tra le domande più frequenti ci sono quelle che riguardano le carie. Che cosa sono le carie? Allora, le carie innanzitutto sono causate dai batteri presenti all'interno della bocca, alcune popolazioni specifiche di batteri, che normalmente vivono all'interno del cavo orale. I batteri, depositandosi sulla superficie del dente, la erodono attraverso l'azione degli acidi, quindi diciamo smangiano inizialmente lo smalto per poi arrivare più in profondità. Sono diciamo esteticamente, visivamente, quelle macchie nere o marroni scure che una persona può vedere all'interno della propria bocca. Si possono presentare, diciamo, in varie posizioni, alcune più visibili a occhio nudo, quindi ad esempio sulla superficie occlusale, quindi la parte alta che si vede, masticante del dente, con buchi che possono essere più o meno piccoli. Alcune carie possono essere apparentemente piccole ma profonde, altre invece possono essere molto ampie, larghe, magari non necessariamente profonde, o anche sì, dipende ovviamente dall'entità della cosa. Però possono, diciamo, apparire in maniera leggermente diversa a seconda dell'azione dei batteri. Ecco, diciamo, le carie poi, ecco una cosa importante, possono presentarsi anche in punti non visibili anche a noi professionisti, perché molto spesso si creano nei punti di contatto tra un dente e l'altro. Pertanto è necessario magari eseguire delle lastre attraverso le quali si vede se effettivamente c'è la presenza o meno del buco, fondamentalmente. Quando, dottoressa, si fa un'otturazione e come? Allora, appunto, parlando di carie, come si risolvono? Le carie si risolvono asportando il tessuto. Alcuni pazienti mi hanno chiesto alle volte se c'è modo di non usare quello che viene definito il trapano, insomma, quindi queste punte diamantate che vanno ad asportare il tessuto meccanicamente, a grattarlo via fondamentalmente. Allora, non c'è questa possibilità. Attualmente esistono altri metodi, ad esempio esiste l'utilizzo del laser, ma normalmente si usa la turbina. Perché dico adesso esiste anche il laser? Perché esiste questa possibilità, ma attualmente non è particolarmente diffusa per il semplice fatto che l'utilizzo del laser è molto, molto costoso. Sono apparecchiature quelle che possono rimuovere la carie, perché ci sono vari tipi di laser con funzioni diverse, ma quelle che possono rimuovere le carie, quindi il tessuto duro del dente, anche se era ammollito nel caso di infezione cariosa, sono molto particolari, specifiche e costosissime, per cui pochissime strutture le utilizzano e spesso magari sono ospedaliere, le utilizzano in alcuni casi, in alcune situazioni e magari anche a scopo di ricerca. Ecco. Per cui la possibilità di utilizzare laser esiste, dopodiché attualmente non è molto fruibile. Pertanto si asportano con la classica turbina, quindi insomma il trapano per capirsi, con queste punte che si montano al di sopra, asportano il tessuto. Una volta che si è asportato il tessuto malato, quindi si è diciamo sanificata l'area, si procede con l'otturazione. L'otturazione fondamentalmente attualmente esistono dei materiali che sono dei materiali compositi, cioè materiali bianchi, le otturazioni bianche, che sono dei materiali che per essere posizionati utilizzano una determinata sequenza di prodotti. Quindi inizialmente si mette un gel che spesso è azzurro, violetto, quindi questi, i pazienti vedono una sorta di siringa con questo gel che viene posizionato. Una volta che è stata preparata la cavità, quindi rimossa la carie, viene preparato lo spazio per l'otturazione nella maniera adeguata, sulla
si posiziona questo gel che è un mordenzante, cioè un gel, una sostanza che riesce a rendere ruvide alcune parti della cavità e quindi aumentare così la superficie di adesione, in maniera microscopica, la superficie di adesione del materiale che verrà inserito al dente per migliorarne la chiusura. Si lava via questo prodotto e viene asciugato il dente e viene posizionato il bonding. Il bonding è una sorta di lacca, diciamo così, un liquido che è preparatorio come una sorta di adesivo per l'otturazione, materiale composito, che è una resina che ha la necessità di avere questo substrato preparativo, diciamo, di intermezzo tra dente e materiale. Quindi viene posizionata questa lacca, viene fatta aderire, strofinata bene perché è un liquido sulla superficie del dente preparato, si passa dell'aria per farla inserire bene all'interno dei tubuli dentinali, che è una struttura microscopica che è presente nella dentina, cioè in sintesi nella cavità del dente, e viene polimerizzato, cioè si passa una luce UV, che molto spesso sembra una grossa penna con un puntale che emette una luce blu. Viene polimerizzato, quindi diciamo fatto indurire, e successivamente viene posizionato a posto questo materiale composito, che si presenta in una forma fluida, diciamo. Quindi viene modellato, quindi posizionato poco per volta all'interno della cavità, si dice che poi viene zeppato, quindi si mette poco per volta, viene indurito, fino a poi a colmare la cavità. Il professionista, il dentista, poi modella la superficie della cavità in modo tale che renda estetica l'otturazione, quindi che se è occlusale ha la forma del dente occlusale, se è davanti ovviamente cerca di mascherare, essere più estetica e quant'altro. E una volta che viene indurita, lucidata, insomma che l'otturazione è finita, il paziente può mangiare. Ecco, quindi queste sono le otturazioni. Bene, dottoressa, le cure canalari o devitalizzazioni che cosa sono e come si fanno? Eccolo appunto, che cosa succede? Le otturazioni si fanno quando le carie hanno una dimensione, diciamo, sostenibile, modesta, piccole. Quando le carie diventano molto profonde, si avvicinano al, diciamo, il centro del dente, in cui è presente quella che si chiama camera pulpare, cioè la parte del dente che contiene i vasi e i nervi, il centro del dente. A quel punto che cosa succede? Non si può più fare solo un'otturazione, ma è necessario devitalizzare il dente, cioè si apre il dente, si arriva a questa camera pulpare, si pulisce, quindi si svuota la camera dal nervo, dai vasi, dalle sostanze, diciamo, dai tessuti molli, perché contiene tessuti molli, polpa dentaria, che sono presenti all'interno della camera pulpare, si asportano, si disinfetta, si modella il canale in modo tale che possa accogliere quella che si chiama gutta perca, che è un materiale apposito termoplastico, cioè cosa vuol dire? Che si inserisce, che è morbido, cioè caldino, morbidino, e poi si indurisce, quindi inserendolo, diciamo, morbido, può prendere la forma del canale e quindi aderire correttamente al canale, a questo canale che è stato preparato, in modo tale da sigillarlo. Quindi a questo punto si è tolti i nervi, la polpa, si è pulito il canale, si è, diciamo, chiuso il canale all'interno del dente. A quel punto si ritorna all'otturazione. Una volta che il dente è stato devitalizzato, disinfettato, viene rifatta l'otturazione. A questo punto poi si decide, in base all'integrità o meno del dente, alla capacità del dente di sostenere o meno la masticazione, se ricoprirlo con una corona protesica, detta comunemente la capsula, oppure no. Questo poi è ovviamente da valutare, ecco. Altro tema importante, dottoressa, è la sensibilità dei denti. Come si tratta la sensibilità dei denti? Allora, la sensibilità dentinale è una situazione abbastanza spiacevole, perché può succedere a molti pazienti che abbiano questa sensibilità al freddo, alle volte hanno sensibilità
quando bevono l'acqua fredda, quando mangiano cose fredde o bevono cose fredde, o anche semplicemente al passaggio dell'aria. Allora, questo capita per caratteristiche che possono essere soggettive, di diciamo sensibilità personale dello smalto, ma fondamentalmente del tessuto sottostante. Oppure capita in situazioni legate a problemi della bocca, ad esempio chi soffre di gengivite o peggio ancora di parodontite, che sarebbe questa malattia per cui le gengive inizialmente si infiammano, dopodiché anche l'osso sottostante viene diciamo intaccato dall'infezione e un poco per volta si abbassa, si usa dire che si abbassa, cioè arretra insomma. E quindi che cosa succede? I denti apparentemente sembrano più lunghi, vengono esposte delle aree che sono delle aree in realtà di radice e di conseguenza queste aree che non sono adeguate, adibite a stare in bocca, si sensibilizzano e fondamentalmente diventano molto sensibili appunto all'aria, all'acqua e quindi i pazienti sentono questi dolori. Allora che cosa succede? Che ci sono dei gradi di trattamento della sensibilità dentinale. Esistono dei prodotti semplicemente in commercio come dentifrici specifici che vengono definiti dentifrici desensibilizzanti di varie marche, di varie tipologie, di vari gusti che sono comunque accessibili sia nella classica farmacia come prodotto specifico, ma sempre di più le case produttrici rendono questi prodotti accessibili al pubblico e quindi molti prodotti desensibilizzanti per il cavo orale sono possibili da trovare all'interno dei supermercati o di questi supermercati dedicati all'igiene, insomma, quindi si trovano questi dentifrici desensibilizzanti. Vanno sostituiti ai dentifrici classici perché l'azione è lenta e costante, per cui questi dentifrici contengono delle sostanze, dei sali che si depositano all'interno di questi appunto, tubuli dentinali, che sono la parte sensibile del dente, ed è una struttura del dente che sta sotto lo smalto, in quella che si chiama dentina, o sotto la parte della radice, insomma la parte più interna, che però se si espone o per problemi parodontali, gengivali, o per caratteristiche di smalto sottile, o per abrasioni ad esempio dei colletti, insomma comunque se si espongono per un motivo o per un altro diventano sensibili. L'utilizzo di questi prodotti attenua gradualmente questa sensibilità. Dopodiché, se la sensibilità è importante, ci sono dei prodotti professionali che possono essere applicati dal dentista, sono dei desensibilizzanti che possono essere chimici, quindi dei prodotti, dei liquidi, oppure diciamo fisici, si possono utilizzare anche diciamo dei prodotti che vengono attivati tramite il laser, un laser a diodi che invece rispetto a quello che dicevo prima è molto più comune dal dentista perché è un laser di utilizzo più semplice, a un costo relativamente più accessibile, quindi molti studi ne sono forniti. E tramite il laser si attivano questi prodotti che creano una cristallizzazione della superficie, diciamo che viene apposta su questi tubuli dentinali e quindi fondamentalmente creano una sorta di tappo. Ecco, questo più o meno è quello che si cerca di fare per la sensibilità dentinale, perché poi quando diventa grave è necessario magari fare otturazioni o peggio ancora devitalizzare il dente, ma questo in casi proprio dove nessun altro trattamento è riuscito ad attenuare il problema. Dottoressa, che cos'è la placca e perché è dannosa? Ecco, la placca è, per dirlo in maniera semplice, lo sporco dei denti, cioè la placca è una produzione batterica normale che avviene in bocca e che è costituita da batteri, da sostanze prodotte dai batteri e fondamentalmente da residui di cibo. Quindi è quella, diciamo, poltiglia, pappetta, insomma, quella sostanza molliccia, bianchiccia che si crea lungo le superfici dei denti. La placca è morbida, quindi si può asportare con lo spazzolino a casa. Però ovviamente bisogna essere attenti nell'igiene, diciamo abbastanza rigorosi, utilizzare i dentifrici giusti e anche gli spazzolini giusti in base alla bocca, quindi spazzolini più piccoli, più grandi. Alcuni pazienti magari devono usare scovolini, comunque prodotti per l'igiene specifici che possono essere fili interdentali, scovolini, spazzolini, ma che
rimuovano la placca, per cui è importante che i pazienti imparino a pulirsi la bocca molto bene, perché poi ogni persona ha forme diverse, caratteristiche diverse, cioè chi ha i denti larghi, chi ha i denti stretti, chi ha i denti affollati, chi ha i denti magari un po' piegati lì dentro, una bocca grande, una bocca piccola, quindi chiaramente ogni persona deve trovare il modo migliore per riuscire ad asportare la placca. È abbastanza normale che nei mesi o durante l'anno un po' di placca si depositi in alcuni punti specifici. I punti più classici sono la parte inferiore della bocca a livello degli incisivi, nella parte posteriore, quella che noi definiamo area linguale, che è praticamente dove c'è la lingua che appoggia sulla superficie dei denti, in sintesi parte dentro degli incisivi. Quello è un punto classico dove normalmente si forma quello che viene definito tartaro, che il tartaro è semplicemente placca indurita dal calcio, dalle sostanze, insomma dai sali che contiene la bocca, e quindi un po' per volta la placca si indurisce, crea diciamo questi strati duri che poi possono provocare infezione e infiammazione alle gengive, e quindi poi è necessario asportarla. I punti più classici, molto comuni per chiunque, sono appunto l'interno degli incisivi inferiori e superiormente invece la parte alta posteriore, quindi all'incirca qua, a livello, ovviamente interno, a livello dei primi molari. Perché? Perché in queste aree qua ci sono, c'è il dotto d'uscita della ghiandola salivare maggiore, cioè una ghiandola che sta nella guancia e produce saliva, e lì è come se ci fosse uno spruzzino, quindi per cui quello è un punto dove facilmente e velocemente si forma tartaro. Analogo nella parte inferiore dei denti, cioè sotto la lingua c'è anche lì il dotto d'uscita della ghiandola sottomandibolare e sottolinguale, che sono due grosse ghiandole che stanno qua sotto e che producono la maggior parte della saliva, e lì questi, diciamo, questi spruzzini vanno a spezzare principalmente la saliva in bocca, ma aderiscono velocemente quindi alla parte posteriore dei denti. Quindi, quando poi si forma il tartaro, è necessario ovviamente andare dal dentista, perché poi con lo spazzolino non è più possibile rimuoverlo, e la placca con l'evoluzione in tartaro che cos'è? È semplicemente sono batteri che possono creare infiammazione, quindi portare alla gengivite, che poi se non curata, non trattata, porta alla parodontite, cioè la gengivite, l'infiammazione delle gengive, quando le gengive sanguinano, diventano rosse, si gonfiano, e poi però possono creare problemi all'osso sottostante, a questo che si arretra, che si infiamma, che si infetta, e quindi a quel punto arretra e come dire, abbandona un po' i denti. Perché, dottoressa Raiteri, è meglio mettere i denti che mancano? Allora, molto spesso i pazienti giustamente hanno l'esigenza, se hanno dei denti mancanti, di mettere i denti che si vedono per questioni estetiche. E magari aspettano, o comunque un po', se per mille motivi, magari non mettono o comunque ritardano il posizionamento dei denti posteriori, i denti diciamo masticanti, magari molari. Ecco perché è importante metterli, per l'integrità dell'occlusione, cioè fondamentalmente i nostri denti sono diciamo specializzati in settori. Cosa vuol dire? Gli incisivi, cioè i denti davanti, sono deputati a tagliare il cibo, non a masticarlo. I canini fondamentalmente lacerano, quindi ci aiutano nelle procedure, non so, tipo quando si mangia la carne, quindi si addenta un alimento e il canino aiuta a lacerarlo, quindi a strappare via il pezzo. Dopodiché si mastica coi molari, come diciamo, si rumina coi molari, come le mucche se vogliamo. Allora, che cosa succede? Che se noi abbiamo i denti mancanti posteriori, innanzitutto mangiamo solo quei denti davanti, quindi alla fine questi denti innanzitutto subiscono delle forze eccessive di masticazione, non adeguate alla loro funzione. Si consumano, e si possono creare anche problemi a quello che si chiama apparato stomatognatico, cioè a tutta la parte muscolare e funzionale della bocca. Dopodiché i denti si spostano, quindi che cosa succede? Che se noi non mettiamo magari alcuni denti, i denti vicino si spostano, magari si inclinano, i denti sopra si abbassano nel cercare il dente antagonista, o viceversa, il dente sotto, se gli manca quello sopra, lo cerca e quindi viene su. Quindi si sfasa, cioè si altera completamente l'occlusione, quindi, e quindi il modo in cui noi distribuiamo le forze sui denti, perché i denti sono più resistenti e riescono a tollerare delle forze maggiori, i denti posteriori, molari, che sono adibiti alla masticazione,
che riescono a tollerare dei carichi masticatori di moltissimi chili. Invece anteriormente questa cosa si riduce. Quindi per cui, diciamo, per una questione di forze e di salute della bocca, della muscolatura e quant'altro, è necessario, sarebbe altamente consigliato rimettere i denti, anche perché col passare del tempo, se gli spazi si riducono o cambiano, metterli diventa complicato perché non ci sono più magari le altezze o gli spazi adeguati per rispettare le posizioni corrette che dovrebbero avere. Cosa sono, dottoressa Raiteri, gli impianti e come si mettono? Allora, gli impianti sono un modo per sostituire i denti mancanti. Ce ne sono altri, ma gli impianti, oltre che essere molto in voga, sono molto funzionali, sempre di più ormai. Gli impianti fondamentalmente sono delle viti in titanio, altamente biologico, compatibili, studiati con forme, dimensioni, diametri, ovviamente più che adeguati a sostituire i denti, e sono in grado, una volta che si sono saldati bene all'osso, di sostenere dei carichi masticatori anche importanti. Quindi che cosa succede? Quando ci manca un dente, il professionista, il dentista, fa la visita e decide o quantomeno consiglia il trattamento migliore. E sempre di più si consigliano impianti. Perché? Perché gli impianti permettono magari di sostituire un dente senza dover intaccare i denti di fianco. Quindi manca un dente, si posiziona la vite. E cosa si fa? Ci sono vari metodi per posizionare un impianto, ad esempio quello più tradizionale, più comune, è il paziente ha perso magari un dente da alcuni anni, c'è l'osso che è adeguato, le altezze, tutte le misurazioni, gli spazi biologici, cioè è idoneo ad accettare l'impianto, quindi si fa una incisione col bisturi, ovviamente prima si fa l'anestesia, si apre un pochino la gengiva, si espone la superficie dell'osso, si dice superficie crestale, cioè la parte più alta, e tramite un manipolo dedicato, quindi un trapano chirurgico, chiamiamolo così, cioè che voglio dire è in grado di calibrare forza, intensità, di avere tutta una serie di parametri per rendere ovviamente l'intervento sicuro e molto efficace per il professionista, si inserisce questa vite. Quindi si fanno dei fori con delle frese dedicate e dopodiché si inserisce questa vite nell'osso. Si sutura, quindi si riuniscono i lembi gengivali e si aspetta la guarigione. Mediamente ci vogliono circa 3 mesi perché l'osso si ricrei e incorpori l'impianto, perché deve avvenire quella che si chiama osteointegrazione, cioè un tutt'uno tra impianto e osso. Quando questo è avvenuto, circa dopo 3 mesi, si fanno dei controlli, delle radiografie, si crea un foro d'accesso, comunque si accede all'impianto, si mette quella che si chiama vite di guarigione, che serve a far sì che la gengiva ricrei quello che sarebbe il margine gengivale, cioè il solco gengivale, quello che poi, voglio dire, quello che normalmente circonda il dente. Quindi in questo caso sarebbe il solco gengivale dell'implantologico, implantato. Quindi si mette questa vite, si fa guarire la gengiva, dopodiché si prendono delle impronte, insomma si fa tutta la procedura per poter poi agganciare il dente all'impianto. Ci sono altri metodi più moderni, possono esserci, a seconda ovviamente dei siti, della condizione in cui si presenta il paziente, la possibilità di fare impianti post-estrattivi, esempio un dente si spacca, la radice non è recuperabile, bisogna estrarlo. In base a X fattori che si valutano ovviamente in visita con le radiografie, il chirurgo decide magari di abbreviare i tempi anche per un comfort del paziente, quindi toglie la radice e nel medesimo momento, nello stesso intervento, inserisce la vite e dopo aspetta che guarisca. Altra alternativa di un'altra tipologia è il paziente ha un dente che manca da molto tempo, l'osso è adeguato, si decide di mettere l'impianto. Benissimo, allora che cosa si fa? Si può fare quella che è la chirurgia flapless, cioè si utilizza una mascherina chirurgica che viene preparata al CAD-CAM, studiata con la TAC, insomma c'è tutta una procedura che si appoggia ai denti e veicola quella che si chiama chirurgia guidata. In soldoni,
senza fare lembi, punti, granché di, diciamo, di suture o di toccare troppo la gengiva, per essere un po', insomma, pratici, si crea un buco nella gengiva e veicolato da questa dima chirurgica, questa mascherina studiata precedentemente, viene inserito l'impianto già nell'osso, con già la vite di guarigione. Anche questo ovviamente riduce i tempi, perché insomma, e soprattutto aiuta il comfort del paziente. E dopo si può anche fare il carico immediato, cioè che cosa succede? Che si mette l'impianto e si inseriscono già i denti, che devono avere delle specifiche caratteristiche e soprattutto, insomma, devono essere scaricati. Ci sono tutta una serie di caratteristiche specifiche per poter far entrare il paziente, diciamo, senza denti, poter mettere gli impianti e farlo uscire già con dei denti. Benissimo, dottoressa Reiteri, la ringrazio infinitamente per aver risposto a tutte quelle domande che noi vorremmo porre al dentista, ma spesso per una questione di tempo o per altri motivi non riusciamo a porgerli. Quindi grazie infinite per questa bellissima puntata. Arrivederci, dottoressa. Grazie a voi e buona serata. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.